Mister Gianluca Porro, soddisfatto della prestazione e ovviamente del risultato. Sì, sono soddisfatto pienamente, quasi pienamente. Preferivo, volevo, mi sono arrabbiato per quello, volevo finire a zero. Volevo finire a zero, ma non perché volevo, sono presuntuoso, perché quando si mette così una partita, per diventare vincenti dentro, devi volerla finire a zero. Quindi mi ha dato fastidio quel gol. Nel mezzo c'è una gara difficilissima. Non facciamoci ingannare dal risultato rotondo, perché la gara è stata di una difficoltà estrema. Lo sapevamo di avere di fronte una squadra che, sono pronto a scommetterci, farà un buonissimo campionato con organizzazione. Aveva dei temi che conoscevamo, ma che sono stati bravi comunque a sviluppare, perché nel primo tempo andavano a sinistra cercando di far aprire i nostri tre di centrocampo per capire se andare di là o imbucare. E lo facevano bene, anche se noi comunque abbiamo, credo, al di là di risposto con delle occasioni abbastanza chiare, magari a differenza di un palleggio che poi ha portato a un po' di cross in area, ma non a delle occasioni così nitide, mentre dalla nostra noi abbiamo prodotto, sviluppando anche proprio quello che avevamo preparato al cospetto di una partita che sapevamo appunto nascondere delle insidie grosse. Quindi sono soddisfattissimo, sono soddisfatto soprattutto di aver visto una squadra che aveva una voglia di arrivare all'obiettivo straordinaria, e che credo che sia quello che oggi è stato l'ingrediente in più. Cosa ti è piaciuto di più di questo Varese? La cinicità sottoporta, forse? Beh, quella ha un suo valore enorme, anche perché se crei e non finalizzi, stai qui a parlare del nulla poi. Quindi senz'altro sì, ma mi è piaciuto, ripeto, uno spirito battagliero, uno spirito determinato, una caparbietà nel voler mettere la partita su certi binari, sapendo anche soffrire, perché poi, comunque per arrivare alla fine, l'abbiamo sempre detto, ci sarà da soffrire tanto, non poco, tantissimo. Quindi, dobbiamo violentare i nostri limiti, l'ho detto, per arrivare a scoprirli e superarli. Oggi, secondo me, da questo punto di vista c'è stata una risposta da parte dei ragazzi stupenda. Grande prestazione, soprattutto ancora una volta, grande la curva che ha trascinato la squadra. È un'unione che va cementata, perché sono importantissimi. Io ho al collo una sciarpa che mi è stata recapitata nell'intervallo, sono fiero e orgoglioso di indossarla. Però al di là di questi simboli che sono belli, fanno piacere tutto, però credo che quello che dobbiamo puntare a fare è proprio cementare questo rapporto, non solo con la curva, ma proprio con tutto il pubblico. Oggi il pubblico mi è sembrato tanto partecipe. C'erano dei momenti in cui magari c'erano delle, sai, quelle punizioni che mettono dentro l'area loro, dove si sente, calava il silenzio, e si è stati sospinti nei momenti in cui magari avevamo un po' più bisogno, si è stati esaltati e accompagnati nei momenti in cui le cose si sono messe bene, abbiamo gioito insieme. Quindi insomma, se fosse sempre così l'ambiente, sarebbe sicuramente un vantaggio enorme, perché, ripeto, a noi non passa indifferente questa cosa, è un aspetto importante così come quello numerico. Cioè, è chiaro che dobbiamo essere noi a voler la gente a venire, ma noi dobbiamo puntare ad avere ancora più sostegno, cercando di attrarre le persone allo stadio.